i sintomi di questa malattia quali sono? Noi l'abbiamo scoperta per caso con esami di routine, c'era solo mancanza di appetito e perdita di peso. Facciamo rispondere Olga. Allora, l'intervento della signora di prima ci dimostra che molto spesso questa patologia è silente, nel senso che uno se ne rende conto perché magari fa gli esami di routine al lavoro oppure appunto per altre problematiche. L'oculista è uno ricorrente che ce li manda i pazienti, d'accordo? Quindi molto spesso non abbiamo sintomi. Possiamo averli se, oltre alla leucocitosi, quindi l'aumento dei globuli bianchi, inizia a crescere anche la milz e quindi magari quella, ovviamente ingombrando e alterando determinando un ingombro nell'addome, può dare magari sintomi di inappetenza, perché ovviamente uno si sente sazio precocemente, quindi può andare incontro magari a perdita di peso, però diciamo che nella maggior parte dei casi l'individuo se ne accorge proprio perché fa degli esami per tutt'altro, d'accordo?